Ciao amici! Relazioni sentimentali vietate, compiti forzati, lezioni private, oppure divieto di parlare americano. Bisogna credere che sul set delle riprese della saga Harry Potter non era festa tutti i giorni. Ecco le regole strane che le star di Harry Potter dovevano seguire sul set. Quando eri piccolo e guardavi Harry Potter, sono sicuro che ti è già successo di pensare che i bambini della saga avessero troppa fortuna nel non avere compiti da fare, visto che erano occupati a girare dei film. Ricrediti, nemmeno loro sono stati risparmiati. Vuoi sapere come facevano a fare i loro compiti? Beh, guarda, credici o no, quando si spegnevano le telecamere dopo le riprese, i bambini della saga si dirigevano tutti verso i camerini per fare i compiti. Sì sì, Harry, Hermione, Ron e gli altri barattavano le loro piume per vere biro e facevano i loro compiti come ogni bambino del mondo. Guardando Harry Potter avrai trascorso molto tempo ad osservare attentamente ogni fisico dei personaggi, ma non ti sei mai chiesto perché gli attori avessero tutti degli aspetti normali, salvo alcune eccezioni. Ho la risposta a questa domanda e ti sorprenderà. Gli attori della saga Harry Potter, parlo soprattutto degli studenti di Hogwarts, dovevano tutti piegarsi a una regola molto severa: non subire modifiche del corpo per tutta la durata delle riprese, né piercing, né tatuaggi, nemmeno l'abbronzatura. Dovevano tutti rimanere pallidi, come se fossero appena stati nella lavatrice. Questo si può capire visto che gli studenti di Hogwarts devono tutti, in principio, somigliare a veri studenti di un collegio. L'unico problema è quello che dovevano rispettare questa regola per più anni, vale a dire dall'inizio fino alla fine della saga, e non lasciarsi tentare da una colorazione o da un piercing. Sei scioccato per questa regola severa? E non hai ancora visto tutto? Penserai che la vita delle star sia idilliaca, che oltre a grandi cachet abbiano diritto a vacanze sotto i tropici e a cifre di euforia estrema. Forse è vero per tutte le star del mondo, ma non per quelle di Harry Potter. Vuoi sapere perché? Beh, la produzione della saga Harry Potter ha fatto firmare ai suoi attori dei contratti con clausole molto severe. Tra di loro, il divieto di praticare alcune attività fisiche pericolose. In altre parole, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint non hanno avuto diritto ad andare in gita scolastica sulla neve per tutta la durata delle riprese, mentre tu ti divertivi con la tua famiglia in montagna. Ovviamente non era per privarli delle loro vacanze invernali, ma bensì per evitare loro degli incidenti che avrebbero ritardato le riprese. Ti spiace per loro? Non bisogna. In ogni caso, avevano ampiamente il modo di compensare. Quando il cineasta di Harry Potter, Chris Columbus, ha accettato di adattare al cinema il primo capitolo della saga Harry Potter e la pietra filosofale, aveva la libertà di fare ciò che voleva nel suo film. Tuttavia, doveva rispettare una regola importante e non negoziabile. Gli attori non dovevano parlare americano per far sì che il film rispecchiasse l'autenticità del romanzo, come ha preteso J.K. Rowling. Una gran bella sfida per il regista. Infatti, tra le pretese della romanziera, bisognava assumere solo attori britannici, per conservare il timbro molto british della sua opera. Il regista ha anche chiesto che gli alunni di nazionalità straniera fossero interpretati da attori provenienti dallo stesso paese, su richiesta della signora Rowling. È per questo motivo che l'attrice francese Clémence Poésy ha interpretato Fleur Delacour e che l'attore Stanislav Janevski interpreta il bulgaro Viktor Krum. Fu un compito molto difficile per Chris Columbus, che avrebbe lavorato più agevolmente se questa regola non fosse stata prestabilita dalla romanziera. Tuttavia il regista è riuscito ad ottenere una piccola parte a sua figlia nel film, benché non sia stata autorizzata a parlare, visto che era di nazionalità americana. Infatti, Eleanor Columbus non ha pronunciato una sola parola. Come lo spiega suo padre, ha lavorato per circa 80 giorni, ma non parla mai, perché conosci la regola. Se non sei britannico, non puoi parlare. Tra l'altro, è lei che ritroviamo nei panni di Susan Bones, una delle alunne che mette il cappello parlante, il quale dirige gli altri alunni in una delle quattro case: Grifondoro, Tasso Rosso, Corvo Nero e Serpe Verde. Il regista avrà comunque avuto l'ultima parola. Oltre a dover fare i compiti sul set delle riprese, i bambini che recitavano nella saga dovevano anche seguire lezioni private, in modo da recuperare. Ovviamente non si parla di lezioni di magia, ma proprio delle lezioni di lingue e di matematica, come tutti i bambini del mondo. Ma quando si abita a Hogwarts, o piuttosto nel set delle riprese, è molto difficile spostarsi fino a scuola. Allora, per recuperare le lezioni di scuola, tutti i bambini che recitavano nel film avevano da 3 a 5 ore di lezioni private al giorno, cosa che è relativamente notevole.
Peggio ancora, per evitare il ritardo sui loro compagni di scuola, i bambini di Harry Potter facevano persino corsi intensivi per portarsi avanti. Avevano quindi orari molto più draconiani degli adulti del film. E poi, 5 ore di lezione al giorno non è molto divertente accanto alle lezioni di magia. Ma d'altro canto, siccome non avevano nemmeno il diritto di superare un certo numero di ore di riprese al giorno, avevano diritto a un'ora di pausa pranzo, così come a 15 minuti di pausa dopo ogni ora. Può sembrare difficile, ma era l'unico modo per far sì che non perdessero l'anno scolastico e che potessero passare all'anno successivo senza problemi. All'epoca delle riprese della saga, i bambini di Harry Potter dovevano fare qualche concessione sulle loro vite private, sul loro percorso scolastico e derogare ad alcune regole. Avevano trovato delle soluzioni a tutti i problemi, eccetto a quello della legge del lavoro, quindi dovevano ottenere il diritto di lavorare oltre a un certo numero di ore, visto che la legge britannica vietava a quell'epoca ai bambini di girare più di 4 ore al giorno e 4 ore erano troppo poche per poter levare le tende velocemente. Allora la produzione ha fatto una richiesta speciale per far sì che la legge fosse eccezionalmente sospesa il tempo delle riprese. Di conseguenza, il codice del lavoro britannico è stato adeguato riguardo il primo capitolo della saga Harry Potter, per consentire a Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, i quali erano minorenni a quell'epoca, di estendere i loro orari di riprese. Unico contrattempo, i bambini erano molto stanchi a fine giornata, cosa che fa in modo che per poter finire tutto alla data limite, la produzione ha dovuto utilizzare qualche sotterfugio per doppiare Harry Potter, Hermione e Ron, specialmente mettendo in scena al loro posto delle altre persone di piccola statura, con parrucche e filmandole di spalle. Nel frattempo i bambini andavano a riposarsi o a svolgere le loro occupazioni da scolari. Quando Alfonso Cuarón ha preso le redini della regia del terzo capitolo della saga Harry Potter, ha deciso che questa volta la regia non sarebbe andata come nei primi due film. Aveva scelto di stabilire una certa pedagogia prima di procedere alle riprese, così ha chiesto agli attori, specialmente al trio principale, di consegnargli un tema nel quale dovevano descrivere rispettivamente i loro personaggi in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Voleva assicurarsi che questi ultimi conoscessero benissimo i loro alter ego. Emma Watson avrebbe consegnato un tema molto dettagliato, che faceva una quindicina di pagine. È normale, venendo dalla prima della classe. Daniel Radcliffe, che vive nei panni di Harry, ha consegnato un testo conciso di una pagina sola, ma che era a quanto pare molto pertinente. Non aveva molta voglia di rompersi la testa, mentre Rupert Grint ha rifiutato di prestarsi al gioco e non ha semplicemente consegnato nulla. In ogni caso Ron avrebbe fatto la stessa cosa nel film. In sé è una prova sufficiente che Rupert conoscesse benissimo il suo personaggio. Quando vedi Harry Potter, o piuttosto Daniel Radcliffe, vedi il suo faccino e i suoi occhiali da secchione, stenti a credere che abbia avuto dei momenti bui durante le riprese. Sono sicuro che ti piacerebbe sapere di cosa ti parlo esattamente. Te lo direi volentieri, ma dirai addio all'immagine angelica che avevi dell'attore britannico. A differenza di quello che puoi pensare, la star di Harry Potter non è stata accomodante durante le riprese, ha persino dato filo da torcere alla produzione. Daniel Radcliffe avrebbe confidato alcuni anni fa che avesse avuto una grande dipendenza dall'alcol nel momento in cui girava Harry Potter e il Principe Mezzosangue, uscito nel 2009. Secondo le sue affermazioni, l'attore si sarebbe recato sul set delle riprese completamente ubriaco. Ha anche precisato che ci fossero alcune scene in cui gli osservatori potevano rendersi conto della sua assenza. L'attore britannico ha molto sofferto e questo per tanto tempo, cosa che ha messo in pericolo la sua carriera da attore. Sei scioccato da questo lato nascosto? Non esserlo. Abbiamo tutti i nostri lati oscuri e i nostri demoni. Tuttavia, risale a molto tempo fa. Da agosto 2010, Daniel Radcliffe ha riacquistato la sua sobrietà ed è completamente guarito dalla sua dipendenza. Appena hanno superato le porte delle riprese e di Hogwarts, gli attori dovevano assolutamente rispettare un sacco di regole severe. Tra di esse, il divieto formale di intrattenere relazioni sentimentali sul set. Non parliamo di relazioni davanti alla telecamera, parliamo di quelle che potevano eventualmente vedere le luci nel backstage delle riprese. Una regola difficile da rispettare quando si è nel fiore degli anni. I tre attori principali non si sono mai messi assieme con uno dei loro partner di set. Tuttavia, altri attori sarebbero stati punti dalle frecce dell'amore e avrebbero avuto qualche cotta sul set. Pensiamo specialmente a Evanna Lynch e Robbie Jarvis, interpreti di Luna Lovegood e di James Potter, che avrebbero avuto una relazione segreta per molto tempo. Pensiamo anche a Tom Felton e Jade Olivia, che si sono incontrati prima delle riprese e che hanno avuto la possibilità di interpretare una coppia sullo schermo. Gli attori Bonnie Wright e Jamie Campbell Bower si sono innamorati l'uno dell'altra durante le riprese di I Doni della Morte, oppure Ginny Weasley e Gellert Grindelwald, che si sarebbero persino fidanzati nel 2011,
e che si sarebbero separati un anno dopo. La cosa più divertente è quella che Daniel Radcliffe e Rupert Grint avrebbero già confidato di essere stati innamorati di Emma Watson, ma visto che non dovevano per nessun motivo derogare la regola, avevano presto abbandonato l'idea. Buoni alunni a quanto pare, di sicuro innamorarsi e non poter vivere la propria storia è la cosa più frustrante che possa esistere, ma non preoccuparti, questo non li ha impediti di trovare l'amore fuori dal set. Allora, cosa ne pensi di queste regole strane? Dici quella che consideri più strana e più difficile da applicare. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!